Ma in realtà stavo leggendo la manovra. Ah, c'è. Cioè. No, no, non. Anch'io non faccio altro. No, tra l'altro le do una notizia. Noi della Commissione Bilancio dobbiamo leggere i numeri della manovra. La manovra non è ancora arrivata. A noi della Commissione Bilancio non è arrivata, perché ci è arrivato ieri alle 15 un documento, ma è completamente illeggibile. Per Ecco. cui, cioè, Perché vi non ho chiedono di collaborare a parole. fare, vuole dire, se poi manco vi forniscono. No, non è mai Adesso successo Fassino nella sentiamo cosa storia della risponde. Repubblica. No, attenzione, non è mai successo nella storia della Repubblica che un governo presenti la legge di bilancio Certo. con oltre un mese di ritardo. Certo. Cioè, Però è questo una cosa che. non può Ma permettere. in Burundi non lo fanno, per Certo, capirci. però Garavaglia questo non le può permettere di sfuggire alla domanda su cosa succede in Forza Italia e nella Lega. Voi, voglio dire, Salvini ha parlato di inciucio, ha accusato inciucio, rimpasto, quindi insomma siete ai ferri corti dentro il centrodestra. Lei come vive No, questo no. passaggio di parlamentari dentro la Lega? Vabbè, ma è normale che chi la pensa come noi, alla fine, se decide di venire con noi, viene con noi. Questo è abbastanza fisiologico. Dopodiché, noi molto pragmaticamente stiamo lavorando sulla legge di bilancio. Siamo già d'accordo con gli altri gruppi di centrodestra per presentare una piattaforma unita, quindi un gruppo di emendamenti molto ristretto di centrodestra condivisi. Questo è quello che si fa in Parlamento. Poi c'è il cinema della politica che piace molto anche ai giornali, eccetera, però È bello chi li legge che i giornali? Mica li leggo tutti. sembra Caporale che siano tutte nostre fisime, no? Ci immaginiamo dinamiche politiche, retroscena che non ci sono perché loro pensano Ma in effetti è giustamente tanto un alla cinema. legge di bilancio, ai numeri e noi invece ci. Ma no, che c'entra? Lì non c'erano i numeri, l'unica formula possibile matematicamente era quella lì. Si è tentato, non è andata bene per alcuni motivi e è morta lì. Ma adesso la situazione è abbastanza stabilizzata. C'è un centrodestra con una piattaforma molto chiara e c'è una sinistra, perché ormai il 5 Stelle sono della sinistra, e in ballo ci sono questi due schieramenti. È molto semplice, l'abbiamo visto anche alle amministrative, è chiaro. Quindi bisogna vedere poi come andrà a finire i 5 Stelle, che pian pianino verranno assorbiti, e che cosa succede invece Invece voi per quanto assorbite riguarda Forza la Italia, mi salute. sembra. La salute del governo. Questo è andato di fatto, che al Senato ci sia qualche problema. Poi, per amor di Dio, c'è qualcuno in Forza Italia, penso al buon Brunetta, che non vede l'ora di tornare al governo. Ma le aspirazioni personali sono una cosa, le questioni politiche sono un'altra cosa. Allora, No, innanzitutto allora già non vuol è. dire che è No, lungo. aspetta, No, se può. è che volevo far vedere anche i sondaggi, Vabbè, prego. allora faccia No, 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 lei. no, no, lei deve parlare, per carità. Allora, innanzitutto io se dico una cosa è perché mi sono documentato. Se mi arriva una mail ieri alle 15.04, ma non solo a me, a tutti i membri della Commissione Bilancio, illeggibile, vuol dire che non è arrivato niente. Non c'è, punto. E questo è un dato So cosa voglia dire incontestabile. illeggibile. E poi te la giro così vedi, se riesci a leggerla sei un campione del mondo, perché se non si legge, non si legge. E questo è un dato di fatto. Dopodiché non è il giorno in più, il ritardo di un mese fa sì che il passaggio alla Camera, il Senato manco la vede la legge di bilancio, la voterà al buio tra Natale e Capodanno. Anche il passaggio alla Camera rischia di essere un passaggio quasi formale, perché con così poco tempo non si fa in tempo a vedere bene oltre 200 articoli, di cui la metà, tra l'altro, non c'entrano nulla con la legge di bilancio, come ha detto giustamente Boeri. Quindi il primo lavoro da fare sarebbe tirar via tutto quello che non c'entra e poi concentrarsi su due o tre cose fatte bene. E su questo noi con il centrodestra facciamo lavoro unitario. Quindi voi continuate pure con tutto il vostro cinema, ma il lavoro vero che si farà è quello lì. Ma i dati di fiducia del governo registrano un dato di fatto molto semplice.
l'azione non è stata coerente con quelle che erano le aspettative e quindi si è creato un enorme clima di sfiducia. Il problema vero dell'Italia oggi è questo, la fiducia. Non c'è più fiducia, ok? Le aziende e le imprese non si fidano del governo, ma c'hanno ragione, perché se tu per esempio governo fai una norma e dici tu fai la sanificazione eccetera che ti do il 60%, poi invece del 60% ti danno il 16%, come fa uno a fidarsi? Cioè, il problema è tutto qui, è un governo che non è riuscito a fare quello che hanno fatto gli altri governi. Una sfiducia nel governo perché è sfiducia nel paese, le dice. Perché sentiamo, non ha funzionato. Perché scuote la testa, Fassino. Non ha funzionato. Allora, cosa... Ma per amor di Dio, tutto serve. Il messaggio di questi risparmi che aumentano così è chiaro, è proprio mancanza di fiducia, che vale un po' per tutti. È evidente che al centro-sud, dove è maggiore il peso della pubblica amministrazione, i risparmi aumentano di più. È chiaro, un artigiano, un commerciante, nella crisi ha visto erodere i risparmi, altro che aumentare i risparmi. Però questa è la media del pollo. La media del pollo vede aumentare i risparmi. Per mancanza di fiducia. Quello che è drammatico è che anche le imprese che vanno bene, esportano e quindi stanno facendo utili nonostante tutto, perché ci sono fortunatamente imprese che vanno ancora bene, non stanno facendo investimenti perché sono alla finestra, perché non hanno chiaro che cosa succede. Ecco, quello che dovremmo fare come Parlamento, come governo, almeno il Parlamento, mettere nella legge di bilancio quattro cose chiare e semplici che diano fiducia. Faccio ce ne dica due. Se posso. Faccio un esempio. Sì, abbiamo i commercianti in enorme difficoltà. Bene, per un anno non paghi i contributi, te li paga lo Stato. Che se vuole è specularmente quello che è stato fatto sulle aziende. Alle aziende si è detto tu non licenziare, ti do la cassa integrazione Covid. Ai commercianti e agli artigiani dovremmo dire stai aperto, ti paghiamo i contributi. Sì. Ecco, servono misure così, però automatiche e chiare. Serve anche il condono come lanciato da Salvini, che ha parlato di condono edilizio, perché su questo poi vi faccio vedere un sondaggio, condono tombale, fiscale, edilizio per aiutare chi è in difficoltà. Allora, il condono fiscale sarà necessario perché non è stato fatto per tempo quello che andava fatto, cioè l'anno bianco fiscale. Se tu facevi l'anno bianco fiscale avevi poi la possibilità che le aziende con calma ti pagavano le imposte. In una situazione di difficoltà enorme, tantissimi piccolini prima portano da mangiare a casa, poi se c'è in avanza pagano le tasse. Il risultato è che ci troveremo con una montagna enorme di tasse non pagate e sarà necessario fare un condono. Quindi condono. Ma lì non è perché non si vuole pagare le tasse, perché non sono riusciti a pagarle. Guardi che chi ha partita IVA e paga il 62-63% di tasse sul fatturato c'ha un bel dire. È chiaro che chi ha lo stipendio netto e le tasse gliele paga il datore di lavoro non si accorge. Chi invece le tira fuori di tasca sua tutti i mesi si accorge come di quel 62%. Quindi il tema di fondo è sempre quello. Le tasse sono troppo alte. Essendo troppo alte c'è chi non ce la fa a pagarle. Però mentre si fa la limite, riforma fiscale, insomma, bisogna tamponare la situazione. Nel tamponare la situazione c'è rapidamente, dato. Facciamo perché, i tamponi perché, rapidi perché anche su quello. Francia e Germania hanno fiducia nel governo? Perché hanno fatto così. Calo di fatturato, ti do i soldi, o meglio non ti faccio hanno pagare. Anche più soldi, diciamo. Grazie però perché dobbiamo chiudere. Basta buttarli via. Grazie Garavaglia, Fassino.